Un viaggio nell'alimentazione della preistoria promosso da Musa, il nuovo raggruppamento di associazioni che si occupano di gestire alcuni tra i più importanti siti archeologici, storici e artistici abruzzesi, è stato un modo per riscoprire le radici della storia e della cultura dell'Abruzzo. Il primo di una serie di appuntamenti si è svolto a Chieti, al Museo La Civitella, che per l'occasione ha riaperto agli eventi pubblici dopo la fine delle restrizioni. Abbiamo deciso di trattare l'argomento in senso diacronico, quindi siamo partiti dagli albori, dalla nascita dell'agricoltura, e proseguiremo poi nel corso dei prossimi appuntamenti con iniziative dedicate al mondo italico, al mondo romano, al medioevo, all'epoca moderna, per arrivare infine ad D'Annunzio, quindi diciamo alla contemporaneità. Siamo una serie di associazioni, ci occupiamo di didattica museale, di percorsi anche rivolti al pubblico turistico e speriamo che con questa iniziativa si possa reinaugurare una sorta di frequentazione non più occasionale ma assidua delle nostre strutture. Il linguaggio antico del cibo si è articolato in due momenti, uno dedicato alla conferenza con degustazione sui cibi del Neolitico, l'altro al percorso didattico con la panificazione. Un viaggio iniziatico, possiamo dire, dalle prime faune preistoriche abruzzesi di cui ci ha parlato il geologo Silvano Agostini, e poi con Aurelio Manzi, biologo naturalista, abbiamo invece conosciuto le specie vegetali, quelle che ci hanno poi consegnato all'agricoltura e alla rivoluzione neolitica. Quindi è stato un percorso che spesso gli archeologi amano fare, cioè dagli inizi, per spiegarci anche che cosa siamo diventati.